Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi, come di consueto, un nuovo video refill. Andremo a utilizzare questa volta solo il Thick Violet. Qui sto andando a utilizzare la mia presa Marathon, come sempre conoscete benissimo, la Marathon 4, la Champion 4, acquistata su Passione Unghie. E niente, la punta invece che state vedendo è la Raptor Blu, sempre di Passione Unghie, però questa qui è quella con una forma un po' più piccina rispetto alla precedente. Allora, adesso vado a spingere le cuticole. Io come sempre vado un po' a fare una sorta di sopra e sotto con lo spingipelle, proprio per andare a scrostare, diciamo, la pellicina un po' più secca. Dopodiché vado a prendere la mia fresa, questa qui, la mia fresa con la punta diamante, questa qui è la Flame, sempre di Passione Unghie. A breve andrò a utilizzare quelle nuove che ho acquistato sul sito di Wilson, quindi state connesse perché tra qualche video refill vedrete in azione anche quelle. Quindi questa qui è quella di Passione Unghie, pagata circa 5 euro se non erro, ed è ottima. Questa qui mi aiuta anche ad andare a sollevare ulteriormente le cuticole e poi andarle a tagliare. Andiamo a spazzolare per bene tutta la polvere in eccesso e andiamo a prendere la nostra flexi, la forbicetta flexi. E quindi a questo punto andiamo a tagliare tutte le pellicine. Allora, questa è la solita forbicina flexi che acquisto in fiera. Se volete lo trovate, se non sbaglio, la trovate anche sul sito di Emotion Nails. Però se riesco a trovarvi il link ve lo lascio giù nell'info box. Allora, volevo darvi qualche informazione. Allora, questa è una ricrescita di circa 5 settimane, anche perché abbiamo dovuto slittare di una settimana circa il refill per problemi della ragazza, e abbiamo trovato solo alcuni sollevamenti sul pollice, no, sul medio in questo caso, sì, sul medio di questa mano. Quindi in quel punto io sono andata a togliere più prodotto ed è rimasta quasi l'unghia totalmente scoperta, però niente di grave, l'unghia è completamente sana.
consistenza molto lieve. Io scelgo le lime anche in base a questo, perché trovo delle grane 180 che sono veramente che sembrano veramente fatte male e che sono molto grosse di grana, quindi dovete stare attente anche alle lime che acquistate, mi raccomando. Io prima utilizzavo quelle a forma di banana, come si suol dire, quelle nere, poi però ho trovato che la qualità scarseggiava e non solo, a parte 150. Perché hanno dei sollevamenti. I sollevamenti purtroppo non sono dati dalla mia spiegazione, ma dalla mancanza di corsi validi. Se non fate dei corsi validi, è inutile anche iniziare a guardare dei video, perché i video sono solamente dimostrativi e servono a capire l'utilità di determinati prodotti, a capire come poterli utilizzare al meglio. Il corso in sé per sé ha una base talmente alta da potervi indirizzare nella soluzione di come utilizzare i prodotti. Ecco, quindi una volta che voi effettuate il corso siete libere di acquistare e provare ogni tipo di prodotto in modo da trovare la vostra strada. Ecco, noi possiamo farvi vedere qualsiasi prodotto, però non è valido per altre ragazze, nel senso che io mi trovo bene con un determinato prodotto, un'altra ragazza che ha una manualità diversa può trovarsi male e si potrebbe trovare meglio con altri prodotti. In questo caso io cerco di andare a illustrarvi quelli che qualitativamente in base al prezzo sono. Questa era una piccola parentesi che ho voluto aprire per spiegare alcune cose, anche perché rispondo sempre alle stesse domande anche via email, quindi mi raccomando, quando avete dei dubbi ricordatevi che esistono sempre i corsi, o meglio i grandi dubbi. Quindi niente, andiamo avanti, io vado a prendere la mia base, questa qui è quella di Neilook, sapete che io una volta che inizio a utilizzare un prodotto lo porto a termine e vi devo dire la verità, mi sto trovando veramente molto bene. Questa qui è una base acida, ne vado a mettere una puntina giusto sulla parte nuova dell'unghia e poi la vado a stendere con un pennello piatto. Io mi trovo veramente molto bene. Allora, il pennello che sto utilizzando, me lo state chiedendo in tantissimi, è lo Structure, se non sbaglio, numero 6 di Sabellezza. E lo trovate appunto sul sito di Sabellezza, però io a breve cercherò di cambiarlo, anche perché le setole, dato che ormai avrà quasi una.
sempre una delle tantissime cause di sollevamento. Finché non riuscite a fare ogni passaggio nella maniera più precisa e giusta possibile, i sollevamenti si presenteranno sempre. Quindi, una volta passata la punta per cuticole, quella era quella che acquisto da Passione Unghie ed Encarbide, vado a passare il buffer. Questo qui è sempre di Passione Unghie, ma vabbè, va bene qualsiasi buffer che non sia troppo tagliente, mi raccomando. Ora vado a spazzolare tutte le unghie, andiamo a togliere ogni eccesso di polvere, perché dobbiamo essere liberi da qualsiasi granello, piccoli pelucchi, perché dobbiamo andare a stendere il colore. Quindi, oltre ad andare a spazzolare, vado a passare anche del cleaner. Oggi andremo a fare l'effetto zucchero, come vi stavo dicendo in precedenza, e andremo a utilizzare dei glitter che ho acquistato il mese scorso sul sito di Passione Unghie. Come prima cosa io vado a prendere un sigillante senza dispersione. Per me quello del periodo, diciamo, il sigillante senza dispersione migliore è l'Ultra Gloss di Passione Unghie. In questo caso va steso in maniera non eccessiva, ma neanche troppo poca, e diamo il tempo di autolivellarsi su tutta l'unghia, copriamo bene tutte le punte e prima di andare in lampada prendiamo i glitter. questi sono quelli che ho acquistato tramite i kit che c'erano nel mese scorso. Vi lascio giù nell'info box il link al video precedente dove potete andarli a visionare. Quindi, con il sigillante ancora non catalizzato, vado a prendere con uno spingipelle con, diciamo, la conca un po' più grande, vado a prendere una buona quantità di prodotto e lo vado a gettare, diciamo, a spolverare sull'unghia. Più è grande la spatolina, diciamo, più riusciamo a coprire tutta l'unghia, mi raccomando. Poi vado a togliere un po' gli eccessi con uno stuzzicadenti o quant'altro e vado a picchiettare un pochettino sull'unghia in modo da far cadere l'eccesso di prodotto. Come ultimo passaggio io vado a inzuppare, diciamo, la parte finale, diciamo il bordo libero dell'unghia, nei glitter, anche perché in quel punto poi potrebbe vedersi il colore dell'unghia, che è un po' antiestetico, e quindi vado a coprire anche quello. Quindi, come vedete, sto andando a picchiettare per far cadere l'eccesso di prodotto e in questo caso vado a prendere la seconda parte dello spingipelle, mi aiuta a togliere i glitter nel giro cuticole. E poi qui invece vado a inzuppare la punta per coprirla ulteriormente. Una volta catalizzato circa 60 secondi, vado a togliere con una spazzolina l'eccesso di glitter e possiamo iniziare ad applicare il colore. In questo caso andremo a utilizzare Red Rock, che è un semipermanente di Passione Unghie, e lo vado a stendere su tutte le altre unghiette. Quello lì catalizza circa 30 secondi tranquillamente in lampada. Quindi vado a fare prima una stesura sottile e poi vado a fare una seconda passata leggermente più abbondante. Mi raccomando di coprire bene anche le punte.
Ok, siamo arrivati più o meno alla fine. Adesso vado a prendere il mio sigillante. Questo qui è il Quick Gloss di Neylook, che vi devo essere sincera è stata un'altra scoperta, anche perché catalizza in una maniera veramente velocissima, non me lo aspettavo. Lo vado a stendere in maniera né troppo poca né troppo abbondante su tutte le unghie, tranne il pollice in questo caso. Infatti andremo in lampada con tutte e quattro le dita della mano, solo esclusivamente 30 secondi. Se lo lasciamo anche un po', qualche secondo in più, purtroppo la lucentezza non potrebbe essere la stessa. Quindi per chiunque abbia il timer alla lampada bastano solo 30 secondi di lampada LED, mi raccomando. Quindi niente, in questo caso non andremo a sigillare il medio perché abbiamo fatto un effetto zucchero che rimane tale fino al refill, e niente, andiamo in lampada 30 secondi e poi passiamo ai pollici. I pollici vanno messi da soli in lampada, sempre 30 secondi, mi raccomando. Io vado a prendere dell'olio per cuticolo e lo vado a sgrassare in questa maniera perché rimane veramente veramente lucido, mi piace tantissimo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande fatemele pure. E niente, questo è l'effetto finale, spero vi piaccia, per qualche idea molto semplice per Natale, e vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!